Una domanda facile e difficile nello stesso tempo, perché in una libreria di Fifth Avenue a New York, che si chiama Scribner, vedi nel 1981 vedi un libro di Assagioli in inglese e leggendo che era italiano. Lo guardai, era un libro sulla volontà, The Act of Will, l'atto di volontà. E mi spaventò, lo lasciai. Poi una volta in una libreria a Roma vidi la parola psicosintesi. Ho detto: guarda che astuzie di marketing. Invece di psicoanalisi scrivono psicosintesi. E guardai questo libro. Poi mi ritrovai tutta una serie di cartelli sulla psicosintesi e nella via dove abitavo a Trastevere al tempo. Avevo psicosintesi, psicosintesi, psicosintesi. Poi non avevo il telefono a casa perché ci volevano mesi per averlo. Andavo sempre a telefonare in un bar dove c'era questo cartello proprio di fronte al telefono, erano i telefoni a gettone vecchio tipo, e leggevo sempre psicosintesi con un numero di telefono che era 312 844, me lo ricordo. E non lo dimenticherò mai, perché leggendolo alla fine telefonai e da lì iniziò poi il mio percorso. E poi ovviamente comprai il libro L'atto di volontà e tutti gli altri libri di Assagioli. Poi conobbi Sergio Bartoli e iniziò la mia formazione poi anche con altre persone, insomma. Un atteggiamento interiore che si raggiunge attraverso un lavoro interiore ed esteriore nello stesso tempo. È un modo di vivere, è una visione del mondo, è soprattutto un'incarnazione del principio della sintesi, di un'idea di sintesi e di integrazione. Proprio siccome riguarda tutti gli aspetti della vita quotidiana, degli esseri umani, perché è un rapporto con l'inconscio, ma soprattutto è uno stato di coscienza, è un essere in una posizione di centralità nella propria vita psichica, che ci consente di integrare questo mare magno dell'inconscio, che non è solo un inconscio freudiano, che è il passato strutturato, ma è un inconscio anche come potenzialità, anche una visione prospettica dell'inconscio, un po' come la intendeva anche Jung, ma soprattutto è la realizzazione del sé, perché la psicosintesi non è una psicoterapia, come ho detto più volte, ma è una prassi psicologica generale per tutti. Racchiude un pochino le tradizioni antiche e contemporanee, un pochino un punto di incontro fra le tradizioni spirituali antiche. La tradizione, anzi, e poi si manifesta in varie forme, e la psicologia contemporanea, nella sua molteplicità. La psicosintesi integra dalla psicoanalisi freudiana in tutti i suoi sviluppi, a Jung, a Adler, ma anche alla psicologia cognitivo-comportamentale, alla Gestalt. Forse quello che sempre si dice, che il limite della psicosintesi è non avere limiti, era quello che Assagioli stesso diceva, ma è una integrazione continua, costante, a vari livelli, intrapsichica, interpersonale, nelle relazioni fra individui, nelle relazioni fra gruppi, e l'idea è proprio di una psicosintesi planetaria. Può sembrare utopistico, ma è portare il principio della sintesi nella realtà della vita. Ognuno può trovare una sua possibilità applicativa nella diversità. Ecco, quello che è interessante in psicosintesi, che incontriamo personalità molto diverse fra loro, che hanno modalità diverse, che usano tecniche diverse. È importante vedere che
tenere sempre presente che la psicosintesi è un approccio generale che poi ha vari settori applicativi che vanno dalla psicoterapia all'educazione, ma anche al limite all'economia, al diritto, alla politica, ai vari settori della vita. È proprio lo spirito della sintesi integrato nella vita attraverso degli strumenti psicologici sempre più ampi, perché l'inclusività è non solo rispetto ai modelli, ma anche rispetto alle tecniche. Quando si vuole fare una domanda trabocchetto, si dice: qual è la tecnica della psicosintesi? E la risposta è: non c'è una tecnica della psicosintesi, tutte le tecniche che sono compatibili con un progetto di lavoro interno ed esterno costituiscono la tecnica della psicosintesi. Fare l'amore, perché un ottimo simbolo della sintesi è proprio l'incontro di polarità che creano qualcosa di nuovo. Quindi la creatività, il creare un terzo elemento, ma è qualcosa di vissuto, perché se vista da un punto di vista filosofico si potrebbe parlare di Hegel e di altri. Qui è proprio il vissuto della sintesi, che giocare con gli opposti ma creare qualcosa di nuovo, invece che rimanere come imprigionati nel gioco delle polarità, cioè trovare un principio nuovo invece che non è una via intermedia, eh? Infatti un simbolo della sintesi utile può essere il triangolo, però è su un piano superiore, non è sul piano stesso della polarità e del gioco delle polarità su un piano orizzontale. Quindi fare l'amore nel senso creativo, nell'unione creativa e quindi della nascita di una nuova dimensione. Parlare di successo in un percorso psicosintetico forse va molto specificato, perché forse il successo è semplicemente nel essere ciò che si è veramente. Mi viene in mente una frase di Angelo Silesio che dice: la rosa fiorisce perché fiorisce, non si chiede se la vedono. E quindi non già pensare in termini di successo crea delle aspettative fuorvianti. Quindi la sintesi è un processo che avviene spontaneamente a tutti i livelli, dall'organico al biologico. Nel lavoro interiore è portare consapevolezza, portare coscienza nella propria vita. Questo lo dicono tutti i percorsi. La psicosintesi non ha pretese di essere fortemente originale, in quanto la sua originalità è proprio su un piano operativo, di portare su un terreno psicologico ciò che prima invece faceva parte di territori diversi, appunto come tradizioni spirituali, le più variegate, che poi trovano anche dei punti di contatto, ma che si innestano su una base sana, psicologicamente sana. Quindi è un lavoro psicologico che può avere vari livelli, varie sintesi parziali. Ognuno deve trovare una sua psicosintesi individuale, un po' assomiglia al processo junghiano dell'individuazione, però è molto più presente rispetto a Jung, almeno come possibilità, la dimensione spirituale, su un piano totalmente neutro, dove la psicosintesi non è che avalla dei percorsi spirituali specifici, ma come Jung stesso e anche Assagioli poi ha ribadito, spesso la sofferenza umana si passa proprio perché c'è una sorta di tradimento di vocazioni più profonde che le persone negano a se stesse. Allora noi con il lavoro di psicosintesi cerchiamo di restituire ad ognuno questa possibilità.
Una domanda molto semplice. Jung distingueva dei disturbi psichici che lui chiamava regressivi, nel senso che Jung diceva la persona soffre perché non riesce a raggiungere un livello di vita normale, usando sempre fra virgolette la parola normale. Jung diceva qualcuno soffre perché non riesce a raggiungere una normalità di vita, una vita normale, ma altri soffrono proprio perché sono normali, perché la normalità è come un letto di Procuste che soffoca le potenzialità espressive e creative della persona. È come l'essere coartati dentro una norma impersonale, collettiva, che non appartiene alla realtà più profonda della persona. Quindi è un tradimento di sé. Allora, spesso però non si può generalizzare tutta la sofferenza, ma Sajoli fu il primo a studiare come psichiatra la sofferenza psichica che era collegata ai percorsi spirituali, alla dimensione interiore. I disturbi psichici causati, non so, dal risveglio spirituale, che altri psicopatologi non avevano preso in considerazione. Ecco, qui davvero c'è un continuum che va da Jung a Sajoli, la psicologia transpersonale e poi le altre correnti successive che hanno cercato di integrare, adesso anche gli psicoanalisti lo fanno, la dimensione spirituale è parte della psiche dell'uomo, dell'essere umano. Io ti ringrazio di questa domanda perché io cerco di non mettere etichette, penso che sia importante questo per tutti. Sajoli ha parlato tanto di disidentificazione e quindi di disidentificarci anche dalla psicosintesi, e forse la psicosintesi funziona proprio quando non la chiamiamo in causa come etichetta, perché proprio forse nel dimenticarci della psicosintesi, ma di interiorizzare un modello di nostra presenza interiore, ci può portare a una incarnazione vitale di questi principi di Assagioli, che dovremmo diventare naturalmente psicosintetici, perché se pensiamo di esserlo, o facciamo della psicosintesi un equivalente religioso, fideistico, e ci costruiamo una subpersonalità, uno dei temi di fondo della psicosintesi. Quindi ci creiamo un personaggio psicosintetico, forse proprio in quel momento non siamo psicosintetici. Il sé è comunque presente, come Jung aveva fatto scrivere nella sua villa a Küsnacht, chiamato o non chiamato, Dio sarà comunque presente. Il sé è comunque presente, il nostro lavoro è sulla personalità, la personalità che diventi uno strumento del sé e quindi fluisca attraverso il sé. Anche qui, se noi cerchiamo l'esperienza, usciamo dall'esperienza. La ricerca è come il respiro. So che forse qualcuno non è d'accordo, ma sono dei processi così naturali, per cui il sé vive in noi, possiamo più essere più o meno allineati con la dimensione del sé, ma il sé c'è. Ma è un'ipotesi.